Vediamo se si chiudono all'interno di questa gola. Ma non proprio. Allora, siamo a 400, ragazzi. Io ormai un tentativo ce lo faccio. Anche perché stiamo perdendo coesione. Allora, boh, io attaccherei. Ma puoi vedere le truppe che ci sono in quel castello? Se sei abbastanza vicino, sì. Allora, negli assedi i difensori fanno un muro di scudi. Scudi tipo Schumacher, senza l'H. Sul portone e si fanno massacrare invece di attaccare. Però se cambiano prima di full release. Spero che lo cambiano prima di full release. Sì, vabbè. Infatti, mi ricordo che in una battaglia vista durante una live di Buttafuori, ho visto che lui andava dietro con la lancia e li massacrava tutti. C'è Crotor, Falea, qua, tutti qua sono. Ah, facciamo una battaglia di nuovo fuori dalle mura. Così ve la faccio pagare, maledetti. 200. Allora, guarnigione del castello 82, milizia 171, quindi teoricamente. Grazie, siamo 460, dai, cazzo. Assedio al castello. Pausa, allora, ariete. Ariete. Trabucco, catapulta incendiaria, o balista. Allora, ariete qui. Ariete. Allora, queste cose ne fanno pochissime. Allora, faccio torre d'assedio. Torre d'assedio. Poi mi fai onagro. Punti ferita 1500. 1500 trabucco. Ah sì, facciamo pure il trabucco noi. È un paio di baliste. Cioè, lo affaccio al massimo, raga. Che me frega. Tanto intemperano l'assedio. Salva prima di attaccare. Tanto, ragazzi, nel mio modo di giocare non c'è un carica partita. Non l'ho mai fatto, ragazzi. Non lo farò in live. Lo faccio soltanto per una questione, me l'avete chiesto voi, però di solito, ragazzi, in tutte le mie partite non c'è un caricamento, quindi tutto quello che accade lo lascio per il verso giusto. Quindi quante volte sono stato beccato in un'armata e sono finito a casa, no? Per le mazzate ricevute. C'è qualcuno che vuole Ryzen 3, come ci dice. Come ci dice Cesar? Cesar? Ariete pronta. I nemici stanno arrivando, ragazzi. Infatti, in questa serie, ragazzi, su Bannerlord sono stato preso prigioniero 2 volte. E 2 volte ho dovuto ricominciare il mio esercito da zero. Ciao Toretto, benvenuto. Stiamo per assediare il castello di Jersegos. Però la sto facendo pesante, ragazzi, perché qui si sono parcheggiati un sacco di gente. Mi sa che vedrò un po' di guai, eh. Ragazzi, questo in un secondo è diventato. È passato ai Kunzite in diretta, ragazzi. Ma stanno arrivando. Ah, Madonna. Ho aspettato troppo tempo, ragazzi. Queste sono le mazzate, ragazzi. I Kunzite. Che poi questo è di Karakergit, ma è con l'impero adesso. Guarda la faccia da Kuzait. Sarà un massacro, ragazzi.
Ferma la mano, forse non dovremmo venire alle botte. Alle botte. Il tuo signore Oragur non vale la tua lealtà. Mio signore Delta gradirebbe il tuo supporto. Unisciti a noi. Anzi, io ci provo. Secondo voi riuscirò mai a convincere Oragur di Karakergit a passare con noi? Allora, sei conosciuto come un uomo d'onore, potresti conoscermi anche tu come tale. Allora, hai 9% di fallimento critico, 39% di successo e ci provo. E infatti è andata una merda. non essendo completamente a mio agio nel discutere con te, è andata male. Ci vuole uno shock qui. Dopo la selezione opzione farà avanzare al tentativo successivo. Sai che Gario, se ti chiede di fare cose di disonore, nessun giuramento ti obbliga a fare tale male. 59%? Ma vaffanculo. Tu lo faresti. Dai, ora le butto... Cioè, se le butto a caso, ragazzi, riescono meglio. Sì, potresti avere ragione. Errore critico. Andate a puttane, ragazzi. Se vedi, non mi sento a mio agio nel discutere con te. Fiducia, persuasione, fallita. Vediamo se riesco di nuovo a convincerlo. Hai già provato a persuadermi in passato, non te l'errore più le tue parole. Combatteremo fino all'ultima goccia di sangue, ferma la mano, dobbiamo... In realtà penso che sia tu quello che dovresti arrenderti. Vabbè, sarà un massacro, ragazzi. All'attacco! Ho temporeggiato troppo, ragazzi. Mi sono messo a costruire. Ho fatto anche il trabucco. Mi è costata la pelle quel trabucco. Allora, la linea, ragazzi, è molto equilibrata. È leggermente in loro vantaggio perché sono comunque un numero molto più elevato. Il cazzo del problema, ragazzi, è che non potendo schierare intere fazioni, cioè guardate, tutta fanteria e 4 balestrieri del cazzo. Sono ritrovato. Mamma mia, vedo pure sfocato i nemici da lontano, ragazzi. Trovo una collina. L'unica cosa che posso fare, ragazzi, è nascondermi tra i boschi. Ma già il problema è che siamo al limite della mappa. Forward! Potevo utilizzare quella collina qui davanti, ma il nemico non mi avrebbe detto. Condanneranno a morte. Lo so, può darsi. E lì, ragazzi, finisce la partita, perché io ho adibito, abilitato la morte del personaggio. Potrebbe anche finirsi la serie, ragazzi. Io che non mi posso difendere neanche con lo scudo, ce l'ho inutilmente sto scudo. Perché uso armi. Fanteria, avanzate. Madonna, ragazzi, veramente un massacro. Quanto cazzo sono questi? Allora, ragazzi, si sta
avvicinando la barra. Diciamo, siamo... siamo equilibrati, eh. Sotto che stanno arrivando ondate di nemici. Scusate ragazzi, si sono poco concentrato, ma sto cercando di... maledetto. Tornate indietro. No, ma ancora posso ancora farcela, ragazzi. Siamo equilibrati. Adesso dovrebbero uscire dalle linee molti più balestrieri. Io l'importante è che non cado io, ragazzi. Io non devo cadere, altrimenti il morale andrà a farsi benedire. Posizione, ragazzi, sempre in posizione. Fate venire loro. Muro del nemico. Fateli venire tra gli alberi qui. Balestrieri, dai. Il morale a pezzi. Kergit. Maledetti. Loro sono forti a cavallo con il loro, con le loro frecce. Maledetti. Quanti palestrini, su. Su ragazzi. Madonna, quanti cazzo sono, ragazzi. Quanta cavalleria c'hanno pure. Sono troppo. Il mio cavallo sta per morire, ragazzi. Sono molto statici, ragazzi, eh. La sai usare bene la lancia del catafratto, eh. Ci provo, ragazzi. Madonna, ma quanti cazzo sono? Ecco. Il mio cavallo sta per perire. Ultima, ragazzi, estenuante resistenza. Scusate, ragazzi, se leggo pochi i commenti, ma devo cercare di riprendere la posizione. Siamo riusciti, ragazzi, a cacciarli.
Torneranno, torneranno nuovamente. Ancora c'è tutta la cavalleria. Guardate quanti sono ancora. Ma sono un bordello, raga. Sono un bordello. E i balestrieri prima o poi finiranno le frecce, i loro dardi. Sono tantissime ancora. E Lubu. Dove far cadere il loro lord, ragazzi. Sono caduto io invece. Dai, chi vuole venire? Su. Dai. Forza. Che uomini che siete, eh? Datemi un cavallo, datemi. Vieni qua, cavallo. Ho finito le frecce, ragazzi. Sarà... Madò, raga, il cavallo mi ha beccato addosso. No, ma non ho finito, hanno finito le frecce, ragazzi. Ora infatti i miei stanno attaccando. Se non arrivano altre ondate, magari possiamo farcela, ragazzi. Purtroppo lo sapevo che era da dimenticare. Devo dire molto equilibrata, ragazzi, perché ci siamo dati veramente da fare. Ordina la testuggine, ormai sono morto io. Per loro sarà comunque una vittoria di Pirro, ragazzi. Se i miei pochi uomini, ragazzi, restano uniti, possono ancora farcela. Purtroppo i grandi sono morti. No, vabbè, ma gliel'abbiamo dati di santa ragione, però, ragazzi. L'indice parla chiaro. Guardate la barra. Purtroppo sono rimasti tanti dei loro che sono arcieri qui. Diamoci il morale, ragazza. Forza Vlandia. Dai, ragazzi. Povero cavallo, guardate come è morto sto cavallino. Ragazzi, usate le spade, massacrateli. Loro sono costretti a muoversi, a scappare. Raga, forse riusciamo pure a vincerla. Dobbiamo crederci. Per il re! Ragazzi, per la prima volta l'indice della battaglia è netto vantaggio a noi. Però purtroppo siamo pochissimi. Siamo pochissimi, ragazzi. Sarà difficile eliminare questi ultimi arcieri. È vinta, ragazzi. Siamo lì. Siamo lì, ragazzi. Abbiamo vinto!
Un attimo, ragazzi, che mi devo riprendere. Questi sono traumi, ragazzi. Devo leggere anche tutto quello che avete scritto perché mi sono perso un bel po' di cose. Allora, mi sono beccato. Hai sbagliato da Pietro. Dovevi mettere i soldati sotto poco davanti, formazioni a C, poi quei pochi arcieri dietro. Infine la cavalleria attaccava, ma le basi. Scherzo. Ordinate Stugge, era difficile, se non sbaglio, non hai sbagliato già, no, hai sbagliato già dall'inizio. Davvero la strenua difesa dei nani nella battaglia delle 5 armate. Pietro, dovevi mettere i soldati poco in avanti, beh, la fanteria la dovevi mettere al fine degli alberi e bosco, arcieri nei boschi e infine la cavalleria e le truppe non le devi mettere vicine, sennò ti devastano. È crepato come fa a dare gli ordini, poi quanto poteva. Per il re la barra non la vediamo. Ah, ecco, voi non la vedete la barra, ma adesso... Scusate, ragazzi, quelli sono piccoli particolari che io non mostro. La barra ho vinto io, ragazzi. Purtroppo devo metterla da qualche parte. Porca puttana. Bellissima vittoria, trauma da barra, grande vittoria, attacca e distrugge Nikon, spettacolo. No, volevo vedere la tua testa in piazza conficcata su una pica. Grazie, oh. Tutti gentilissimi che non credono nell'ordine necroniano. È una vittoria di Pirro, ragazzi, eh. Perché è stato un massacro. La statistica parla chiaro, ragazzi. 452 contro 794. Il nemico ha subito 484 morti con 280 feriti. Noi 260. Purtroppo, ragazzi, è stato veramente tosto e difficile, però 15 di fama, ragazzi, 15 di influenza e 8 di morale. Troppi morti, però. Ciao Zucca! Zucca 00, benvenuto. Ha assistito alla... Grazie per il follow. E ha assistito alla grande battaglia, si è arrivato proprio alla fine. Spero che sia assistito proprio alla battaglia perché è stata una delle battaglie forse più epiche che abbiamo mai giocato in questa serie. Consigli il gioco? Ah, perché Madonna, ti sei perso forse veramente qualcosa di strepitoso. Ti consiglio nettamente il gioco. Se conosci, sicuramente non mi conoscerai, quindi ti posso dire che sono uno che non l'ha aspettato sto gioco per ben 8 anni, quindi dal 2012. Ho una lunghissima serie su YouTube che parla appunto di Barnell o delle varie feature che doveva avere quando sarebbe uscito. Fortunatamente adesso posso giocarmelo e lo consiglio vivamente, anche se è in early access, anche se è un po' caruccio. Ti consiglio magari di utilizzare il link qui sotto che trovi su Instant Gaming per trovarlo a prezzi scontati. E poi che dirti? È veramente meraviglioso, anche se ti piace, può anche interessarti a modalità multiplayer. Ora mi dice, vabbè, fotte sega, hai vinto i futtini. Bravo Pietro. È normale, Pietro. Sì, adesso devo cercare di riorganizzarmi e non subire un altro attacco. Ti seguo su YouTube, vedo le partite che giochi. Ah, boh. Cosa vuoi che ti dica, Zucca? Cioè, mi segui su YouTube? Mi sono incastrato con te nei giochi che ho comprato un PC solo per giocarci. Ah, ecco, e allora, se mi conosci benissimo, saprai che ne ho sempre parlato bene di Bannerlord. Se segui le mie live, te ne accorgerai in questi giorni di cosa parliamo, di che gioco è, la natura che ha. Le meccaniche devono essere ancora molte affinate, perché comunque gli assedi sono un po' con l'handicap. Oh, ecco, perfetto. Quindi, giustamente devi vedere un po' come funziona il gioco in sé per sé. Se non lo giochi te stesso non lo capirai mai. Allora, ragazzi, andiamo a livellare il più possibile e poi vediamo chi portarci dietro. Madonna, che carneficina, ragazzi. Ora sì che salvo, ragazzi, per scappare però. Ne posso portare soltanto 11 prigionieri, ragazzi. Solo 11 prigionieri. Guarda che mi perdo qui. Andavo a botta. Allora, campione Vlandiano è mio nemico. E se... Allora, prigionieri e truppe.
Ma come va? Il campione Vlandiano era contro di me. Me lo prendo, magari posso riuscirmelo a portare dalla mia parte. Qui c'è il Menavlation. Vlidian. Menavliaton. Catafratto imperiale. Quelli che valgono di più, dai. Gulam. Ma erano forti, ragazzi. Oh. C'erano pure i cammelli, ma io non li ho visti in battaglia. Siamo a 7, 3, su 10 un altro, ragazzi. E mi porto lui. Purtroppo non ho la possibilità di portare altri uomini. Come vedete, già supera il limite. Allora, ma i prigionieri li puoi unire alle tue truppe? Io sto aspettando per Furrelise, ci giocherò con le lacrime agli occhi. Se loro accettano, sì. Vabbè, ma non li becco, ragazzi. A parte, l'unica cosa che posso fare, ragazzi. Ma poi immaginate quante cose perdevo, oltre i miei uomini, che comunque sono. Ma guardate quanto ferro avevo dietro e quanta roba, ragazzi. Piacevole abito imperiale, ragazzi. Ragazzi, io scendevo in città così, quindi adesso. Dai, però questo non fa cagare. Se mi presento a Praven così, mi cacciano via. Questi, quelli non li puoi indusciare. Però questo era più bello, ragazzi. Era sexy. Mi spieghi una cosa, dimmi, Pietro. Il Bauscia del Medioevo. No, vabbè, dai, questo, dai, facciamo un uomo serio, dai. Un uomo serio. Con la mazza. Un attimo, come magari vedo, voglio provare a indossare qualcos'altro. Vediamo. Madonna, ma da dove la gente lo vede? Ma dove cazzo vieni questo qua? Marajà! Comunque girare nelle città. Spada originaria di Zigranatura. È meglio di questo mazzetta. Vediamo un po', forse questo mi donava di più. Se ero vestito, ragazzi, di verde, ero il cugino spiccicato di Gheddafi. Guardatelo bene, ragazzi, però immaginatelo di verde. No, vabbè. Cesare dice, secondo me zucca è now. Siamo proprio alla frutta oggi. Conoscete il kebabaro di fiducia? Guardate qui. Allora, raga, io non lo so, lo vedo più serio così. Non lo so, non so per quale motivo, ragazzi, lo vedo più serio così. Mio Vlandian Cursor. Madonna, che bordello che è successo poco fa. Sì, ma adesso come faccio? Devo lasciare l'assedio, ragazzi. Come minchia faccio a fare questo assedio? Mi ero dimenticato del particolare, ragazzi. Madonna, siamo rimasti in 14, ragazzi. Dove cazzo vado adesso? Cioè, i razziatori sono più di noi, raga. Fortunatamente si riprendono velocemente. Altrimenti c'ho l'abilità medica elevata, ragazzi, si riprendono più velocemente. Anche se siamo in pieno territorio nemico. Il troll di fiducia, vai convinto. Sì, convinto di me stesso. Verso l'infinito e oltre. Castello di Tractorea è stato perso di nuovo. Andiamo a Sargot ormai.
150.000 persone, ragazzi, riunite. Anzi, il numero è cresciuto rapidamente. Fortunatamente, devo dire. Siamo già un centinaio. Ok. Sargot, ragazzi, se io lascio anche questi prigionieri qui, Sargot verrà subito attaccata, quindi cercherò di portarli verso l'interno dell'impero. Il trollatore automatico del canale di Nigro, dice Cesar. Sì, Pietro, ma te non mi segui ormai da una vita allora, per farmi dire, cioè, non le hai viste le live proprio su Barrelord? Secondo me te le sei perse tutte. 7.000. Allora, qui non li posso lasciare i prigionieri, perché vado un attimo. No, vaffanculo. Sì, Pietro, la mod per giocarlo in italiano. Fortunatamente, lo sai quante cose mi ha aiutato? Soprattutto certi passaggi che in alcune missioni erano probabilmente una scocciatura.